Marco Travaglio, il governo è molto sotto pressione da più parti, dalla destra che lo accusa di essere in grave ritardo per le nuove restrizioni per le feste natalizie, a Renzi che vuole costringere il Presidente del Consiglio Conte a trattare praticamente su tutto. Qual è la sfida più rischiosa per il Presidente del Consiglio? È superare la paralisi. Ieri sera in un'intervista televisiva ad Accordi e Disaccordi Conte ha detto: io devo confessare che per il piano sul recovery sono fermo perché è stata messa in discussione la governance di quella cabina di regia che dovrebbe controllare l'esecuzione dei lavori, come ci ha chiesto l'Europa in un documento ben preciso, affidando poi ai paesi la concreta realizzazione di quello strumento di controllo. E dall'altro lato Italia Viva ancora ieri ha disertato la riunione durante la quale il governo doveva prendere le decisioni sulle restrizioni, quindi si spera che stasera ci sia il chiarimento e che domani finalmente si degnino i ministri di Italia Viva di partecipare a decisioni che, se non partecipano, non si possono prendere; se partecipano fanno finta di non averle prese, come per la cabina di regia che è stata decisa in 16 riunioni di governo. Quindi certamente un governo in questo momento non può permettersi la paralisi nella quale lo ha costretto un suo alleato minuscolo, ma in questo momento ricattatorio e in grado di impedire che si facciano le cose. L'Italia è il paese che ha gestito peggio la crisi, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista di morti. Ha un tasso di letalità, cioè le persone che muoiono su quelle che si ammalano, che è circa il 3,5%, è più del doppio della Germania, è più del 30% della media europea. Ma non è solo questo. Ha anche perso posti di lavoro, molto più della media europea, immensamente più della Germania. E se io ho portato questo perché è piuttosto semplice, anche se sembra complesso da capire. Questo sono tutti, il Financial Times ha preso tutti i paesi sviluppati, come hanno gestito su due dimensioni il Covid, la parte economica e la parte di mortalità, quindi la parte sanitaria. E l'Italia, questi sono i migliori e questi sono i peggiori. L'Italia è peggiore, solo il Perù è peggio dell'Italia. Quindi l'ha gestita male sia dalla parte sanitaria sia dalla parte economica. Ora, questo è colpa del governo in parte, non completamente. E qui si tratta di un fallimento amministrativo, cioè di non aver saputo far accadere le cose. Ecco, il profilo di esperienza amministrativa del governo Conte non è sufficiente. Io contesto la lettura che fa Calenda, che è legittima, ma è quella del Financial Times. Se la Germania è tornata in lockdown è perché ha la curva dei contagi che sta crescendo ininterrottamente da 20 giorni. Noi abbiamo la curva che sta scendendo ininterrottamente da un mese. Abbiamo il doppio del mondo. Oggi il re di Svezia ha detto che il modello svedese è fallito. La Svizzera, da sempre portata a modello di tutti, ha completamente saturato le terapie intensive. La Spagna pare che abbia nascosto dai 20 ai 30 mila morti. Quindi stiamo attenti prima di dire di iscriverci al partito Covid governo ladro, perché non ci crede nessuno. Sappiamo benissimo che l'Italia ha le sue tare, ha le sue difficoltà, ma non è affatto tra i peggiori a gestire questa crisi. Anzi, ci siamo scampati il secondo lockdown e quelli che dicevano che ci saremmo finiti necessariamente sono stati smentiti dal fatto che in un mese le misure che sono state prese hanno addomesticato la curva e oggi abbiamo la metà dell'indice di positività che avevamo 20 giorni fa, siamo passati dal 18 al 9%, abbiamo ospedali che avevano 20 giorni fa 35.000 posti occupati, adesso ne hanno 26.000 e abbiamo le terapie intensive che 20 giorni fa avevano 3.800 persone ricoverate, adesso ne hanno 2.800. Quindi smettiamola di dire che va tutto male, che moriremo tutti, che è tutto un fallimento, perché non ci crede nessuno. Ma io ho detto questo. Sono troppi mesi che sentiamo queste cose. Ma io ho detto Dopodiché questo. Il governo Draghi no, dice, ma io ho detto dice Calenda che non ha detto, questo, Marco. Io ho citato, io le ho dato dei dati che dimostrano dati che non siamo affatto il fanalino di coda dell'Europa. Della letalità, cioè le persone che si prendono il Covid e muoiono,
In Italia è al 3,5%, verso una media europea del 2,2%. Lei sa benissimo che quello dipende dal fatto che siamo il paese più anziano d'Europa. Oh, ma questa è una palla clamorosa. Sa benissimo che siamo il paese che ha gli anziani più conviventi con il resto delle famiglie rispetto agli altri paesi. Travaglio, le faccio una domanda. Questo dicono gli scienziati. No, gli scienziati dicono una cosa diversa, come ha detto la professoressa Viola ieri benissimo, cioè che la medicina territoriale è molto più fragile, come Azioni va dicendo da prima della pandemia. Il tasso di differenza demografica tra l'Italia e la Germania, secondo lei, è il 50%? No, le ho detto alcune ragioni. Allora, una è che siamo il paese più anziano, l'altro è che siamo il paese dove gli anziani convivono maggiormente con il resto dei familiari, mentre in Germania gli anziani vivono da soli e molto lontano dai loro familiari. E quindi l'interazione fra gli anziani e il resto dei familiari che portano il contagio, perché alla mattina vanno a scuola e poi viaggiano, e poi lavorano e vanno a casa e incontrano i nonni, è molto inferiore. Quindi, scusi, noi abbiamo una peculiarità. Abbiamo il problema della medicina territoriale che dipende, come lei ben sa, dalle regioni, visto che noi siamo un paese di dementi che ha affidato alle regioni la sanità anziché allo Stato centrale. Dopodiché, se volete, finisco di rispondere a Lilli Gruber, che mi ha chiesto del governo Draghi. Beh, è una simpatica barzelletta, perché per fare il governo Draghi intanto bisogna avvertire Draghi e sincerarsi che voglia fare il Presidente del Consiglio. A me non risulta che voglia fare il Presidente del Consiglio. In secondo luogo, i governi per stare in piedi devono avere una maggioranza. Qual è la maggioranza del governo Draghi all'insaputa di Draghi? Non esiste, perché i 5 Stelle non sosterrebbero mai Draghi, la Lega non sosterrebbe mai Draghi, nemmeno Giorgetti, che tra l'altro piace molto a Calenda, ma è quello che andò 2 anni fa al meeting di Rimini a dire che i medici di famiglia sono roba dell'altro secolo. Quindi stiamo parlando del nulla, stiamo parlando di un governo che non ha nessuna possibilità di esistere, perché il Presidente del Consiglio che è stato designato, e cioè Draghi, non è disponibile. Io lo voglio vedere Draghi a misurarsi tutti i giorni con le trasferte della Bellanova, i veti dell'innominabile e i dissidenti dei 5 Stelle, i mal di pancia del PD e le 6 anime della Lega e le bizze della Meloni e Berlusconi. Ma stiamo scherzando? Draghi è una figura talmente alta e talmente super partes che semmai ha il profilo per fare il Presidente della Repubblica, non per mettersi al tavolo a litigare tutti i giorni con questo pollaio insopportabile. Dopodiché, se qualcuno vuole fare il governo Draghi, lo lanci, chiamano Draghi, così scopriranno subito che non è disponibile e la piantano, visto che è un anno che parlano di una cosa che non esiste. Noi abbiamo un problema gigantesco. Questo problema ce lo stiamo trascinando, ha a che fare col funzionamento dello Stato. Questo problema va affrontato non da Mario Draghi come figura salvifica, perché nessuna figura è in sé salvifica, ma da un'ampia squadra di persone che abbiano amministrato. Questa rischia di essere la crisi terminale di una Repubblica, perché quello di cui c'è bisogno, quello che dobbiamo fare, cioè rimettere a posto i processi che fanno funzionare lo Stato, non sta accadendo, nessuno se ne sta occupando, nessuno ha in questa compagine la professionalità per farlo. E allora forse dopo c'è un rischio, ed è un rischio grosso, non solo che vinca la destra. Quindi lei, Susanna, dice che questo è un governo di incompetenti. No, io non dico questo. E semplicemente ci sono professionalità che vanno bene per determinati lavori. Questo è il mio punto. E se il ministro Gualtieri facesse il ministro in Francia, lo farebbe benissimo, perché avrebbe sotto un apparato che funziona molto bene. In Italia quell'apparato non funziona più. E quindi hai bisogno di qualcuno. Fa bene Conte a chiedere una task force, una governance per il recovery fund. No, perché il problema della task force e della governance è che quel ministro, il ministro dell'economia, che peraltro sarebbe parte della task force, quindi parte del problema, ha dei poteri. Faccio un esempio: gli asili nido. Nel piano c'è scritto con una vaghezza assoluta, in 3 pagine diverse, la parola asili nido, aumentare gli asili nido, non c'è un numero. Però diciamo che li vogliono aumentare. Chi lo fa? La task force? E il Ministero dell'Istruzione come lo fa? E, cioè, voglio dire, i ministri hanno quei poteri e non glieli puoi togliere. E allora tu devi dire... L'alternativa c'è è mettere dei ministri che abbiano esperienza amministrativa, rafforzare i ministeri per farli funzionare, fare come si fa in tutte le associazioni umane del mondo, dove se hai un problema metti le persone giuste, fai i processi di lavoro, non è che ti inventi un'altra cosa che gli sta a fianco, che non ha poteri o che ha poteri che vanno in conflitto.
come passeremo le prossime festività natalizie? Allora, sappiamo che domani c'è un Consiglio dei Ministri alle 18 su esattamente questo tema, però intanto le opposizioni dicono il governo è in ritardo, la gente non sa, non puoi avvertire chi poi è costretto a chiudere, vedi i ristoratori e altre categorie se non hai avvertito per tempo, insomma. Beh, certamente. Qui noi dimentichiamo sempre il soggetto principale di queste scelte, che sono le regioni. Negli ultimi due giorni noi abbiamo sentito le regioni del nord dire vogliamo diventare zona rossa, se non ci fai diventare tu governo zona rossa facciamo noi. Poi è intervenuto Salvini, allora i suoi governatori hanno detto guai se fate zona rossa. Poi stamattina Zaia ha detto se non mi chiude, dato che non mi chiudete chiudo io prima di voi. Tu lo sai che ogni volta che bisogna prendere le decisioni sulle restrizioni bisogna sentirli uno alla volta e sperare di trovarli in buona, perché se li trovi in cattiva, un'ora dopo dicono il contrario di quello che ti hanno detto al telefono. Noi abbiamo questo problema che tutti continuamente dimenticano perché è comodo. Covid, però governo ladro, perfetto. Non è questo il problema, Marco. Manco sui fondi. Sì, ma volevo avvertire Calenda che la bozza di cui sta continuando a parlare non è mica la bozza del recovery plan che verrà presentata a febbraio-marzo quando ce la chiederanno. No, è una delle leggende metropolitane. Una delle leggende metropolitane è che noi siamo in ritardo, ma noi la dobbiamo consegnare a febbraio. Ma Marco, vogliamo aspettare di vedere quando verrà consegnata, ma io, che ma cosa non, c'è ma scritto. Ma non voglio discutere. Perché io sono mesi che sento dire che noi stiamo prendendo dai cassetti dei vecchi progetti per metterli nel recovery plan. L'altro giorno la Germania ha presentato la sua bozza e sapete che cosa ha fatto? Finanzia solo vecchi progetti che se l'avessimo fatto noi li avremmo lapidati i nostri ministri, quindi stiamo attenti a non confondere le bozze con il definitivo piano sul recovery che non è stato presentato. Perché? Perché lo dobbiamo presentare a febbraio. Mamma ancora mia. Si devono mettere d'accordo sulla governance, stiamo parlando di una prima bozza sulla ripartizione dove ci sono le voci grandi, tra le quali non c'è scritto giovani per dire che tutti i soldi dei giovani sono quelli, non c'è scritto sanità per dire che tutti i soldi ma della sanità sono quelli, perché nel soldi. Capitolo digitalizzazione no. Ci sono altri fondi no, per ma la scusa, sanità ma scusa, io e non per sto la parlando. Sanità sono già stati stanziati 10 miliardi che quest'anno le regioni non sono riuscite a spendere nemmeno in un euro, no, il no. Nostro problema sarà riuscire a spenderli quei soldi, no, scusa, ecco perché ci vuole una struttura di controllo straordinaria per uno stanziamento straordinario, perché con l'ordinario noi abbiamo prodotto in questi anni sprechi, tangenti e mancata capacità allora, di spesa. Calenda e poi Borrelli? No vabbè, ma sono delle cose di un'enormità incredibile. Io commento la bozza che doveva, dice lei sono di un'enormità che doveva essere presentata al Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana come tale. Non ho commentato le cifre che sono irrilevanti, ho commentato i contenuti che sono deplorevoli. Perché non c'è niente, è una roba che si poteva scrivere con quattro amici al bar e invito a non fidarvi di quello che sto dicendo, andare a leggere cosa c'è scritto sui giovani. E se c'è una misura a febbraio, precisa, quando finisco, ci sarà il piano, scusa, ti ho fatto finire, fammi finire a me. Ed no, è una posizione altrettanto tu. Ridicola. Come dire che noi che siamo il paese con il più alto numero di morti per abitanti praticamente al mondo lo siamo perché abbiamo un modello particolare rispetto a tutti gli altri paesi del mondo, perché non si riesce mai a vedere un problema per quello che è e analizzarlo. I medici lo hanno spiegato benissimo cioè, e io l'ho detto e non sto dicendo che è responsabilità di questo governo, ho premesso che c'è un problema di funzionamento dello Stato che viene prima di questo governo. Sto dicendo solo che questo governo non mi pare che lo stia risolvendo. Per quanto riguarda le regioni hanno fatto sicuramente, non tutte, perché alcune, l'Emilia Romagna, il Veneto, qualcosa di buono, l'hanno fatto. Le altre hanno fatto sicuramente, hanno dato una pessima figura. E questo non toglie, e anzi aggiunge il fatto che ci voglia un esecutivo più forte che sia capace di governarlo. E faccio l'esempio dei fondi sulla sanità che hai fatto.
Noi sono tre interrogazioni parlamentari che chiediamo al ministro Speranza, che va in giro a dire che ha speso 10 miliardi sulla sanità, quanti ne ha spesi e non stanziati, e non risponde mai. Il ministro Speranza, perché durante l'estate, quando il problema si era assopito, non è andato dalle regioni a dirgli scusami, ma tu settimana per settimana, perché non le hai fatte quelle 7 terapie intensive, quelle 9 residenze Covid? Perché questo argomento è uscito solo dopo la seconda ondata? Perché lo scaricabarile, caro Travaglio, in una Repubblica che non funziona, è uno scaricabarile generalizzato e riguarda anche il governo, che prima dice consento, io non ho mai commentato un DPCM, ho sempre solo obbedito. Dice prima dice, ma Speranza deve fare da badante ai presidenti di regione? Assolutamente, durante una pandemia Speranza deve fare da badante, se no non ha nessuna funzione, perché se la tua risposta è fanno tutto le regioni e Speranza non deve fare da badante, Speranza può andare in vacanza, e siccome così non è, Speranza ogni settimana avrebbe dovuto monitorare l'andamento delle regioni. Ma che c'entra la sanità regionale, ma i fondi glieli stiamo dando noi, e doveva controllare. Io non sto dicendo, e lo ripeto, che la responsabilità è di Speranza, sto dicendo che la responsabilità di Speranza è nel periodo in cui c'è stato il buco, in cui tutti pensavamo che si poteva andare a ballare, compreso il governo. Quello che è successo è che nessuno ha detto giorno per giorno che si poteva, che non si stavano facendo le residenze Covid, eccetera, eccetera. Concludo dicendo, tutto questo che ci stiamo dicendo, da una prospettiva o un'altra, da quella di Travaglio che dice il governo è perfetto e sono le regioni cattive, o da un'altra prospettiva dice che il sistema non funziona più. E allora tutte quelle che possono, noi possiamo pensare essere cose difficilissime, un governo largo, eccetera, non sono difficilissime, sono indispensabili. Se non si riescono a fare, ci terremo il governo Conte e poi faremo, io sto all'opposizione, figuriamoci.